Eccoci qui e bentornati in un altro nuovo video. Qualche mese fa ho fatto un video dedicato al clan Uzumaki. Ho potuto constatare che vi è piaciuto molto quel video. E oggi è arrivato il momento di approfondire un po' le abilità di un personaggio in particolare che fa parte del clan Uzumaki. Sto parlando di Kushina Uzumaki, niente poco di meno che la mamma di Naruto. Ebbene sì, il maestro Kishimoto ci ha arricchito un po' quelle che sono le caratteristiche di questo personaggio, che nella storia originale è stato mostrato sì, ma neanche più di tanto. Quindi riparto facendo un'analisi da zero di quello che è il suo potere, le sue abilità, le sue tecniche. Kushina, appartenendo al clan Uzumaki, aveva una competenza nelle tecniche di sigillo molto alta. Mentre la storia originale non ci ha mai mostrato realmente i veri poteri di queste sue abilità, il one shot di Minato ce lo mostra proprio mentre allenava Minato nelle tecniche di sigillo, mostrandoci finalmente come e quando sono state apprese tante delle tecniche di sigillo che Minato conosceva e che infatti è riuscito ad utilizzare in alcuni momenti della storia. Minato era certamente un grande ninja di base già con le sue conoscenze, ma persino un genio come lui non poteva competere con Kushina quando si trattava di tecniche di sigillo. La sua abilità e di conoscenza di queste arti erano di tutt'altra pasta. E il futuro quarto Kage era ansioso di impararle. Nel manga si vede che si allenano regolarmente e che Kushina gli ha già insegnato diverse tecniche. Kushina sostiene che Minato impara molto in fretta. Tuttavia, ci sono altre tecniche che lui vorrebbe imparare. Questo significa che le sue abilità in questo campo potrebbero essere una delle migliori dell'intera opera. Solo una manciata di ninja sono in grado di eguagliare Kushina quando si tratta di tecniche di sigillo. Tanto per darvi un'idea, nemmeno il primo Kage Hashirama Senju è stato in grado di eguagliare i membri del clan Uzumaki quando si trattava di tecniche di sigillo. Il one shot di Minato si è concentrato molto su questo aspetto del personaggio. Tra le tante tecniche viste si è concentrato sul mostrarci un potere in particolare, ovvero quello delle catene adamantine, anche dette in maniera basilare catene di chakra. Questa è la tecnica maggiormente utilizzata da Kushina. Nella storia originale che conosciamo era stata vista solamente durante l'attacco della volpe a nove code, oppure utilizzata brevemente da Karin durante la quarta guerra ninja. Orochimaru sostiene nel manga originale che questa è un'abilità che si risveglia solamente nelle donne del clan Uzumaki ed è abbastanza potente da tenere a bada i cercoteri anche da sola. Kushina è stata in grado di utilizzare queste sue catene per legare i membri della Anbu che avrebbero dovuto sorvegliarla. E loro stessi hanno sostenuto che le catene di Kushina stavano diventando più forti di anno in anno. Quando Kushina è diventata la forza portante della volpe a nove code, ha usato le sue catene dall'interno per tenerlo sotto controllo. E ci è riuscita, nonostante non fosse all'apice del suo potere. Più avanti le sue catene sono diventate ancora più forti, al punto che anche quando gli era stato estratto il cercoterio ed era sul punto di morte, è riuscita ad utilizzare le catene per ritenere a bada il proprio cercoterio estratto. E per chi non fosse ovvio, anche se ne dubito, la volpe a nove code è il cercoterio più potente di tutti. Quindi provate a immaginare che potere possedeva Kushina. E parlando proprio di potere, essendo un membro del clan Uzumaki, Kushina possedeva anche una straordinaria forza vitale, insieme a un'enorme quantità di chakra. Il one shot ha tirato in ballo l'argomento quando stava parlando con Mito Uzumaki, dove lei gli racconta che i membri del clan Uzumaki sono particolarmente noti per le caratteristiche che vi ho detto poco fa. Mito Uzumaki era molto abile nel manipolare il suo chakra. Sapete da cosa possiamo dedurlo? Dal fatto che possieda sulla fronte il sigillo del Byakugo, che ci risponde anche alla domanda su come abbia fatto a vivere così a lungo, che ricordiamo era la moglie del primo Hokage, tanto per farvi capire quanti anni sono passati. E sarebbe perfettamente logico, dato che il Byakugo è di per sé una tecnica di sigillo. Ed è proprio qui che la faccenda prende una svolta interessante. Secondo Mito, Kushina era già migliore di lei. Che ci può venire incontro anche il fatto che i capelli di Kushina erano molto più rossi di quanto mai lo siano stati quelli di Mito. Kushina sarebbe potuta diventare un giorno a tutti gli effetti una delle donne più potenti di tutta Konoha e di tutto il mondo ninja. Per farvi un altro esempio, quando a Naruto è stato estratto il cercoterio durante la quarta guerra ninja è praticamente svenuto sul colpo. A differenza di Kushina che è rimasta sveglia a trattenere Kurama per diversi minuti. Kushina ovviamente quando era una forza portante poteva anche contare su altri poteri.
Infatti la risorsa aggiuntiva era sicuramente il potere della volpe. Ma Kushina non era completamente in grado di controllare la volpe a nove code, perché non ha avuto il legame che successivamente ha avuto con Naruto. Tuttavia era comunque pericolosa quando ne utilizzava i poteri. Quando Kurama ha preso il controllo del suo corpo, Kushina aveva manifestato immediatamente un mantello di chakra con diverse code. Kurama è riuscito a vincere il controllo su di lei perché Kushina era incinta, era in gravidanza di Naruto. E durante la gravidanza il controllo sul sigillo si indebolisce. Se Kushina fosse riuscita a controllare meglio il potere della volpe al di fuori della gravidanza, sarebbe potuta diventare un ninja di grande livello che avrebbe persino dato difficoltà a Hikage. Questo bene o male era tutto quello che c'era da sapere sulle nuove abilità mostrate nel one shot di Kushina. Anzi, più che nuove abilità ci ha dato più che altro una rinfrescata maggiore su quelle che già erano le sue abilità. Ma soprattutto ci ha finalmente tolto sta curiosità di Minato di come aveva fatto a imparare così tante tecniche di sigillo. Se ancora non l'avete fatto, vi ricordo di seguirmi anche qui su TikTok per non perdervi tutti gli aggiornamenti riguardanti i miei video di Naruto. E come sempre, se il video vi è piaciuto lasciate 1311 mi piace che non fanno male e noi ovviamente ci vediamo a un prossimo video.